Eccomi qui come reporter di Italia Notizie. Ci troviamo a Bar Transit dove si trova Ostuni e la proprietaria Francesca Marseglia. Entriamo un attimino dentro questo bar perché veramente ragazzi è un bar a conduzione familiare. Allora guardate, guardate prima di tutto con quanta cura è stato creato questo bar, ma anche con le decorazioni natalizie che ha, guardate, c'è veramente di tutto. Questa è proprio la parte iniziale, i tavoli. Siamo immersi nell'arte, quindi una persona che si prende il caffè all'interno di questo contesto, vi assicuro, si rilassa tantissimo. Tantissime bottiglie di vino tipiche del nostro territorio. La proprietaria Francesca che sta lavorando. Andiamo avanti, cornetti rustici. Guardate, ragazzi, vi assicuro che venire qui vi coccolerà il cuore. Guardate quanti biscotti, crostate, non manca nulla. È veramente completo. Addirittura c'è la frutta, i pasticciotti, che la mattina ce ne sono sempre molti di più, ma guardate quante creme ci sono, al pistacchio, alla nocciola. Continuiamo. Dato che il Capodanno si avvicina, hanno deciso di, come potete vedere, champagne, cioccolate, di tenere proprio tutto. Il vino non deve mancare nelle nostre tavole in questi giorni, ragazzi. Ma la cosa che mi ha colpito è sapere che all'interno di questo bar, vedete, per chi volesse mangiare un panino, mangiare sano, oltre al classico aperitivo, trova veramente di tutto. Ecco, questa è la parte, facciamo vedere i tavoli di qua, guardate che bello, è molto molto grande, vedete, c'è ancora l'anima del periodo natalizio, guardate che spettacolo. Guardate, guardate, guardate. E da questa parte Francesca, insieme alla sua famiglia, perché è un'attività a conduzione familiare, il panettone, manda avanti dal 1981 questa attività. Va bene, anche per oggi è tutto e vi ringraziamo per l'ascolto. Ciao!